Amici amiche di Andrew Channel, bentornati su un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 2 insieme al consiglio riguardo di Twitch, Scandinavia. Togliamo la pausa, velocissimi. Ho fatto un piccolo summit perché volevo invadere l'Inghilterra con una guerra santa, ma poi ho deciso che sarebbe stato folle e sono stato convinto, ok? Ma voglio preparare molto presto un attacco alla Lituania. Posso in realtà fare diverse guerre sante. Curonia, Estonia, che praticamente è soltanto una piccola regione. Kujavia, non la vedo. Ah, è qua. Latgalia, molto più estesa. O Lituania. O Livonia. Livonia non è male come idea. Livonia non è per niente male. Oppure Prutenia, la Prutenia è troppo in là. Io direi di dichiarare guerra per la Livonia. Lo facciamo molto presto. Lo facciamo molto presto, assolutamente. Intanto Lübeck, come è scritto qua, è indipendente, no? Cioè, potrei conquistarla facile facile. Così come Hamburg, no? Hamburg è sotto Gellere, ok. Allora, continuiamo intanto a vendere i prigionieri che abbiamo fatto. Facciamo un War Sacrifice, no? Dico di sì. No, veramente? Ragazzi, non ci posso credere. Posso fare un sacrificio di guerra uccidendo mio fratello, che è uno dei miei più temibili rivali al momento. Ovviamente mi prendo il tratto Kingslayer, ma me ne frega niente, perché praticamente assassino uno che ha continuato a rompermi le palle per rubarmi il trono e in più mi prendo per 5 anni un vantaggio del 20% per la guerra che farò contro la Lituania. L'offuscamento non ce l'ho ancora, è vero, perché l'ho fatto no, no, posso farlo. Must not have been used 10 years ago. L'abbiamo fatto 10 anni fa a questo punto. Pa. Nostro fratello non c'è più perché è stato impiccato all'albero più alto per fare piacere a Odino. My blood for your power, master. Ok. Pff. Quanto costa in prestigio? 1000. Ah. Però 1000 è tanto, eh. Vabbè, 1000 è tanto. Cosa abbiamo per adesso? Il Kingslayer genera almeno. No, 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 no. Offuscate. Perdiamo prestigio. Chi si è visto, si è visto. Tanto a 15.000 non ci arriviamo, secondo me. Abbiamo ucciso il nostro fratello. Ragazzi, cioè, ho fatto fuori il mio cancelliere che era un piede nel culo. Cioè, era una cosa allucinante. Adesso posso mettere come cancelliere qualcuno che sia davvero buono e che stia dalla mia parte. Meraviglia. Ok, torniamo a noi. Prima di dichiarare guerra, vediamo se posso di nuovo rilasciare prigionieri. No, possiamo fare Great Plot. Dopo novembre, in realtà. Vabbè, buonanotte. Dichiariamo guerra alla Lituania. Declare war. Holy war for Livonia. Prendo la costa. Ok, questa volta sembra che la Polonia non entri. Sì, anche perché non li ho alleati, ma fanculo. La Sassonia è alleata, o si è rotta anche questa? No, mi avevano rotto l'alleanza, la Pomerania non l'ho mai avuta. Ho il non-aggressive pact. Me la devo gestire da solo stavolta, ragazzi. Occhio, perché ci sarà da ridere. Posso fare high? No. Hanno già un contratto. Vabbè, però abbiamo i soldi per gestire questa situazione, dai.
E anche se non ce li avessimo, ti ricordo che abbiamo un esercito di mercenari, di rettinius qui che stanno tirando sul grano. Il grano, pazzi furiosi. Ok. Oh, aspetta, qualcuno mi vuole far fuori. Veramente mi vuoi far fuori? Ma tu, ma chi cazzo sei? Ma chi sei? Prepariamoci perché questa Holy War potrebbe diventare problematica se non mi comporto bene. Tiriamo sulle navi perché andiamo direttamente a saccheggiare le province. Ah, ma è un avventuriero. Ok, tutto chiaro, adesso ho capito. Ok, abbiamo già messo 10.000 uomini in cassaforte. Prendiamo i nostri leader migliori e li portiamo a Another One Bite Dust. Abbiamo perso un comandante. E beh, ma stai scherzando? Ah, oh, bisogna di qualche nave in più. Ogni soldino qui è utile. Ma seriamente ho soltanto queste navi? Sapete cosa faccio? Tiro su anche quelli dei vassalli e si è visto, si è visto. Così sposto tutti gli uomini direttamente in capitale della Lituania al volo e cerco di decapitarli. Merda! Mi hanno fatto fuori dai retinues gli spagnoli, non me ne ero neanche accorto. Riportiamoli a casa. Spagnoli, sì. Questo sultanato portoghese, perché c'hanno la mamma sultana. Quindi adesso i soldi li devo veramente. Devo stare attento, che non ho più i saccheggi che mi aiutano. Mannaggia, mannaggia. Ok. Ok, buono. Tutti a bordo. Sento della gente che muore. Spostiamo 13.000 uomini sulla capitale nemica. Abbiamo anche dei ribelli paesani, ma va, chi se ne frega. Facciamo passare una legge contro i crimini nei confronti dei gatti. Ok. Va bene. Che la capitale è mia. Cosa? Ah, ragazzi, c'è una missione probabilmente in cui il nostro Fylkir si avvicina alla vecchia religione germanica o qualche culto del demonio. Ah, perché ho il tratto lunatico, ok. Cosa? Ah? Oh? Non voglio morire. Allora ci buttiamo in nave.
Mi sono svegliato nel mio stesso letto mentre sudando. I must put them to print. Praticamente, allora, possiamo decidere di descrivere questi eventi con una stampa, cioè dipingendoli, non lo so. Oppure pensare di essere un God Slayer, cioè un uccisore di dei, e avere malice più 3, intrigo più 2, combat più 13. Ma che cazzo di missione è? Veramente credi di essere un God Slayer, ragazzi? Marziale più 3, intrigo più 2, personal combat più 13. Cosa devo fare? Cioè, madonna. Intanto abbiamo vinto contro la rivolta dei Peasants. Buono. Oh, bene. Era una citazione a Lovecraft, ho capito, ma non so se potevo farla meglio. Ho della nuova tecnologia. Infrastructure. Town. Intanto ho abbastanza uomini per fare quattro assedi contemporaneamente, spero. Anzi, 5. È morto lo Spy Master. È morto lo Spy Master. Lunga vita lo Spy Master. Asa. Certo che sì, era l'ultima cosa che mancava. Un uccisore di dei, come giustamente mi fate notare. Era la ciliegina sulla torta di questa famiglia di... strana, diciamo così, diciamo solo strana. Stiamo perdendo in Finlandia, sì. Sì, però adesso... merda. Dobbiamo sbarcare al volo contro questi perché sennò ci distruggono e perdiamo una battaglia importantissima. Se resistono ancora... Sì, ce la facciamo. Ce la facciamo assolutamente. No, non ce la facciamo proprio per un cazzo. Aspettate. Oh sì! Eustadiola, ragazzi, ci sfida. Vi ricordo che lei è l'eroina della Società dei Lupi. Sì, la massa di Papa Martino sta punendo Eustadiola. Il problema è che probabilmente perdiamo un occhio. No, Eustadiola perde un occhio, oppure la uccido. Posso anche ucciderla volendo. Dai, non vorrà mica diventare, cioè essere così femminuccia. Ragazzi, Figliarolo II diventa eroe dei lupi a 48 anni uccidendo la vecchia eroina perché l'orina fa male. Ma non possiamo ancora fare Legendary Gathering, ahi noi, ahi noi. Andiamo a vedere le conversioni che mi sono dimenticato, ma giustamente me le ricorda la truppa. No, qui in nord della Norvegia è ancora tutto pronto. Allora, questa battaglia dovrebbe essere molto buona. E perché dovremmo vincere. Vittoria. 48 punti vittoria, 35 di prestigio, eccetera, eccetera. Abbiamo catturato l'erede della Chiefdom of Livonia, Odino. Top.
Buono. Buono ragazzi, molto buono. Sembra che questa vela vada molto bene. Sì, comunque l'eroina. Eh sì, la mazza di Papa Martino colpisce ancora. Stop, Bithrotted Camerie, vediamo se matrilineare. No. Non me ne frega niente. Comunque, sposiamo Tino, la spada di Odino di Sassonia. La spada di Odino, ma dimmi te, brutto porcello. Abbiamo il non aggressive pact, ma non ci vuole alleare ancora sto stronzo. Vabbè, peccato. Abbassiamo le navi che mi ciucciano denari. Tiè, abbassiamole tutte, tanto non devo più fare giri con le navi. Siamo al 71%. Comunque siamo già arrivati quasi a 12.000. Sapete che se non faccio lo stronzo potrei veramente arrivare a 15.000 di prestigio? Non in tempi brevissimi, però. 91. Quello che dobbiamo sfidare che cos'ha? 65, vai, attacca. Non posso ancora. Va bene. Ups, non ho abbassato le navi nei miei porti. Merda, lo faccio sempre. Vediamo se posso guadagnare prestigio in qualche modo. Posso costruire. Posso fare un altro libro, ragazzi. Ci riprovo. E beh, questo marziale, porca porcaccia. Abbiamo 32 in Marshall, se riusciamo a campare abbastanza per il secondo libro. Sono uno stronzo, sono. Quando arrivano? Il 7 giugno, i nostri il 5. Diavolo. Qui si gioca il tutto per tutto. 5.000 contro 5.000. Forse sono arrivato in tempo. Forse. Ah, ok, anche Duca di Scozia. Niente, matrilineare. Ok, spendo della renown per migliorare le capacità di Rollo. Duellista mi dà soltanto personal combat skill 30. Stratega più difesa 20%, marziale eccetera eccetera. Cacciatore. No, prendiamo stratega per avere la difesa del marziale. Beh, no, però marziale più 3 personal combat. Dai, stratega. Non so se siamo in difensiva o cosa, ma. Sì, dai, molto bene, molto 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 bene. Siamo in difensiva. Il tratto stratega ci dà un 20% in più. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Bastardi. Avrei voluto fare il duelist, ma lo faremo alla prossima, dai. Altro sacrificio a Odino. Vai, adesso si attaccano questi 20, 2800 che sono tanto piccini picciò. Oh, vai! Perdiamo il tratto Slothful. Non male. Sì, comunque i generali hanno fatto la differenza, ma soprattutto il fatto che il mio leader si è preso duelist 20% in più in difesa. Ed eravamo in difesa, quindi top, top, top. Bene. Non è la guerra più semplice del mondo, ma dovremmo essere in grado di finirla presto. Chissà se riuscirò a fare Legendary Gathering, ragazzi, perché l'ho fatto più di 100 anni fa. Meno di 100 anni fa, quindi.
Facciamo un altro warrior training. Fearsome. Heavy food troop più 25%. Perfetto. Adesso abbiamo rinnovato 350, non possiamo più farlo per un po', ma pazienza. Quanto abbiamo adesso di combat? 101. Ma già siamo strategist. Ah, non l'avevamo ancora ottenuto, ragazzi. L'hanno fatto i generali. Il tratto strategist l'abbiamo adesso. È passato un po' di tempo. Adesso abbiamo il tratto stratega. 36 di marziale. Rollo strong arm. Ammazza, sei diventato potente, cazzo. Wow. Pff, non ho parole. 100 vinto. Vinta la guerra. Quanto guadagniamo? 100 di pietà, 50 prestigio, bla bla bla. Bla 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 e bla bla bla. E 12... abbiamo 12 nel demens. Adesso veramente lo Svitiod, finalmente la Scandinavia si espande sul Baltico. Finalmente. Finalmente. Posso abbassare tutto. Non ce la faccio più. Mio. Sono tutte robe però schifose. E tribali, minchia. Allora, da quanto sto registrando? Prima di tutto. 22 minuti, andiamo avanti ancora un po'. Prendiamo ruler, no. Gender male. Nella mia corte. Pratalino! Pratalino, cortigiano di Scandinavia, fantastico. Grantland. Adesso ho capito. Grantland title. Sarebbe bello avere la possibilità di, come si dice, adottare. Ti prendi le Durga tu. Che a riga. No, le Durga gli ho dato. Che cazzo ti ha dato, Pratalino? Dov'è le Durga? No, gli ho dato un tempio. Stirg il nostro nipote, Grantlanded Title. È colpa mia. Poi Bertil. Zemgale. Così siamo a 9, ancora uno. Gorm, comandante di Scandinavia, che è anche vecchio. Tukums. Buono. Chiudiamo con 12.200 di prestigio, non male. E adesso mi fanno i piatti difensivi contro, però è chiaro che ora la Scandinavia si è abbastanza espansa. Ho bisogno di soldi perché abbiamo tipo a riga wrong type of demands. Ma riga è mia? Ah, che palle. No, la voglio dare a qualcun altro. Do riga, Pratalino. Mi vorrà molto bene il Pratalino. Ok, Steward, adesso ci prendiamo
Prata di Scala, no, Pratalino, che è un 21. Ce lo mettiamo come steward di corte, fantastico. Vediamo se possiamo fare un marriage lui con... Mi fanno cagare questi. Spero che si sposi da solo a un certo punto. E poi abbiamo Suni che è unlanded ma non mi interessa. Brownie e Groomed. Ah, oh, non male. Beh, cazzo, ha soltanto dei tratti positivi questo. Andiamo a dare un'occhiata alle leggi, dai, prima di salutarci. Ancora 3 anni qua. Ok, facciamo passare una legge in Svezia che permetta, che rende illegale la Real Inheritance. Anche qua. Anche per la Norger, la Norvegia. Finland uguale, tanto le votano tutte. Posso creare un nuovo titolo? Ok. Andiamo a vedere. Kingdom of Lapland. Costa 200 e mi dà 400 di prestigio. Not bad at all. Davvero non male. Sì, perdo un terreno di priorità. Chi è morto? Lo Spy Master ancora. Assegniamo a Nord Chief di Cola. Tanto siamo già a 151, che meraviglia. I saccheggi di prima danno veramente frutto. Vediamo se ci sta ancora qualcuno. No. Niente, vediamo allora la creazione dei titoli. Possiamo fare l'Upland. Boom. Ragazzi, abbiamo creato il regno di Lapponia in tutto il nord, la Scandinavia. Quindi adesso se andiamo a vedere il regno di Scandinavia abbiamo sei pilastri, le sei colonne. Vi ricordate quando erano tre? Adesso abbiamo Estonia, Finlandia, Nordrhiki, Norvegia, Svithiod e Danimarca. Nordrhiki è appunto la Lapponia, che per adesso è sotto il mio controllo. Jesus. Abbiamo l'Ilixhost. Lo antagonizzo. Chissà se riuscirò a farlo fuori. No, comunque sono molto contento. L'unica cosa che volevo controllare è qualsiasi vassallo, vediamo. Se avere così tanti regni diventa un problema. Tiranno meno 120? What? Perché mi considera tiranno? Gli altri no. Quindi, boh. Non ho nessun malus per adesso. Comunque, visto che abbiamo il regno di Lapland, che è Nordrhiki, andiamo a vedere l'eredità. Eredità di Despotic Empire. Credo che sia primogenitura. Sì. È primogenitura, ragazzi. Meraviglia. Che bello. I sei pilastri. Peccato che la Norvegia non sia mano nostra, però. Però. Grazie per il following. Dan Destiny. Dan Destiny. E vediamo un po' se possiamo fare qualche usurpazione.
Ducato di Estonia può essere creato. Servono 100. Insomma, mancano in realtà 2300 punti di prestigio per arrivare ad avere 15.000 per potenziare la bloodline. E probabilmente ci arriviamo. Se non avessi fatto le due obfuscation sarei 14.700. Ho bisogno di mettere insieme adesso le mie forze per attaccare questi 4.500 e poi cercare di usurpare, creare ducati, eccetera, in modo da strutturare meglio il nostro fantastico impero, regno, come si chiama. Vediamo se posso usare un po' di renown per un military aspect, sì. Perdo stratega e divento duelist. Facciamo così. Prendiamo il tratto duelist, così siamo sicuri di ritornare sopra il 100 con i duelli. Mi piace di più dello stratega. E adesso, ragazzi, terminiamo l'episodio. Allora, però prima. Boh. Amici amiche, che bello, che run che abbiamo fatto insieme. Terminiamo, non so se riusciremo ad arrivare ai 15.000 perché ormai Rollo secondo è molto vecchio, però è anche molto forte con 121 di Personal Combat Skill. Non so se ho mai avuto un Fylkir così forte nel combattimento personale, non ne ho idea. Comunque ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti con me questa sera, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su e vi do appuntamento. Alla prossima, voi che mi guardate su YouTube, in realtà lo guardate di pomeriggio, quindi buon pomeriggio a tutti.